Per un pugno di dollari, il buono, il brutto, il cattivo, C'era una volta il West, sono solo alcuni dei 152 film che Carlo Leiva, scenografo e costumista piemontese, ha realizzato nei suoi 56 anni di attività. Numerosi registi con cui ha lavorato, Sergio Leone in primis, ma anche Dario Argento, Carol Reed, Federico Fellini, Dino Risi. La sua carriera annovera Colossal, Caroselli e Corti, fu il nonno a cogliere in lui il talento. Ha conosciuto i fratelli Lumière e si comprò una macchina da proiezione che ho a casa io e che funziona ancora con le pizze dei film muti. Poi gli studi in architettura, l'incontro con Guido Oliva, presidente di Cinecittà, un concorso in Rai, l'incontro infine con Sergio Leone. Per me Sergio era un amico veramente fraterno. Mi vide lavorare in questo primo film che facemmo in Marocco, che era appunto Sodoma e Gomorra. La cosa che mi rimase più impressa è quando appunto ci salutammo, che avevamo finito le riprese. Quando tornammo a Roma me te compro, mi disse. Leiva ha scoperto cose sorprendenti, che i sudisti usavano cannoni con pallottole ottagonali, di modo che il nemico non potesse riutilizzarle, oppure che alcuni dei loro fucili avevano un macinino per caffè incorporato nel calcio, ma anche come vestivano i cercatori d'oro. Il film C'era una volta all'West, arriva Claudia Cardinale e Sergio Leone mi disse: fammi scendere la gente più svariata e poi fammi scendere pure qualche cercatore d'oro. Allora, vai all'ambasciata americana e mi fa vedere come potevano essere i cercatori d'oro. Eccolo là. Documentazione e precisione hanno reso grande Leiva, a cui rimane il rammarico di non avere realizzato un film con Quentin Tarantino. Era tutto pronto, la location doveva essere Alessandria. Leiva avrebbe pensato a costruire il set, ma nessuno ha voluto metterci i soldi. Tutto è andato a monte. Un giorno, parlandone con Andrea Leone, dico: ma in quei due film, Quentin Tarantino, chi avrebbe portato come protagonisti? Ah, erano i due fratelli di cui aveva scritto papà la trama, ed erano Johnny Depp e Brad Pitt. Io mi sarei veramente dato le martellate in testa, perché ci siamo lasciati scappare un'occasione. Sapete cosa vuol dire in una città di provincia che vengono a girare due film importanti scritti da Sergio Leone con due big star della cinematografia americana?